Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Niente, volevo fare una domanda all'assessora, non so Sì. se si ricorda, sono un cittadino di Roseto, di via Minervini. Per quanto riguarda il fatto, non si è concluso niente, anche se Cosa, mi sono un scusi? turnista, per quanto riguarda, faccio dalle 6 alle 2, dalle 8 alle 4, non vedo perché i vigili urbani, anche loro, fanno dei turni, ma non si vede mai una pattuglia, ma anche a fare un giro così, perché le persone proprio. C'è un menefreghismo totale, scendono e salgono, ma io non ce li ho con gli animali, perché anche io cioè, in famiglia ho dei cani, Certo. però cioè, ma c'è un menefreghismo totale. Io voglio capire, cioè, qui come a Bari e a tutte le altre parti della città di Bari, c'è un menefreghismo totale. E anche essendo, volevo ricollegarmi a quella persona di Roseto che il vigile urbano gli aveva risposto che il vigile urbano di quartiere che non interessava Sì. niente per quanto riguarda il fatto degli animali. Ma cioè, noi vogliamo capire il motivo, cioè la strada qui puzza di pipì in una maniera, è in casa uno quando si ritira, si porta fino anche il giorno dopo, e tutta la settimana, tutto il mese, la puzza di pipì. Io voglio capire questi vigili urbani dove stanno? Lei mi parla di Roseto in generale oppure ci sono Via delle zone Roseto, è la zona particolarmente? nuova di Roseto, Zona nuova, specificamente ok. via Minervini Via numero 8. Minervini. Va bene, via Era già Minervini. Perfetto. intervenuto. Mi Era già immagino che soprattutto intervenuto. durante le ore serali Io sono almeno. certa che certa nel senso proprio che ho verificato che dalla prima segnalazione ad oggi l'AMIO sia intervenuto con la pulizia della strada, ma non è sufficiente, nel senso che se lì c'è, come diceva giustamente il nostro cittadino, se c'è l'abitudine costante dei proprietari dei cani a questo andazzo generale, che si tratti di deiezioni di vario genere, è chiaro che non la risolvi con la pulizia periodica della strada, la devi risolvere necessariamente con le sanzioni. Il problema è che anche il potere sanzionatorio è molto limitato, questo diciamolo, siccome chiedeva l'intervento dei vigili urbani. Allora, i vigili urbani in borghese sono pochissimi, Sì, questa è la sì. questione perché abbiamo parlato tante No, volte con il questa comandante è come al Donati. solito è la vecchia questione della deiezione dei cani e dei loro proprietari. Io Poi chiaramente ripeto. davanti ai vigili urbani, insomma, mi risulta un po' difficile poter pensare che c'è un temerario che No, ecco, l'altra lascia volta deiezione ai canini senza. ci fu un nostro cittadino che rappresentò una risposta non idonea da parte di un nostro vigile. E in qualche modo poi abbiamo appunto chiesto scusa anche noi come amministrazione, i nostri vigili non sono perfetti come noi, insomma, come tutti noi. E quindi ognuno di noi ha il suo limite, evidentemente quel vigile aveva dei problemi quel giorno, ha risposto in un modo scorretto al cittadino. Ciò non toglie però che sanzionare quel tipo di reato ambientale è È molto veramente difficile, difficile. devi seguirli, devi stare in una certa ora. Perché avvengono in certi orari della giornata che non sono facili per i turni, devi stare in borghese e alcune volte, l'ho raccontato già l'altra volta, anche davanti all'evidenza ti rispondono: quella deiezione non è del Non mio è del cane. cane. Per cui in alcuni comuni italiani stanno facendo l'analisi del DNA, cioè siamo arrivati a. No, Assurdo. no, l'ho letto l'altro giorno, siamo arrivati alla pazzia da questo, pur di difendersi dalla sanzione, di non assumersi la responsabilità. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Senta, vorrei porre all'assessore una domanda. Sì. Visto che, se non sbaglio, è l'assessore all'ambiente, Sì. sì, vorrei fare una domanda. Ma che fine hanno fatto, visto che la città di Bari soffoca dallo smog, come tutte le grandi città più o meno, i filobus? Allora, Benissimo. quante volte l'avrò chiamata io nella trasmissione? Settembre, Ma non ottobre, è stato agosto, ritenuto, settembre. Ricordiamoci che i è stato filobus bruciato sono prima. costati milioni e milioni di euro. Se non c'era l'intenzione di metterli in funzione, cosa è stata ripristinata a fare una linea che è costata fior di soldi? Ma perché questi assessori che non riescono a portare al termine queste cose con i nostri soldi? Non paghino le conseguenze di queste cose fatte e non realizzate, cioè questi pali stanno per, cioè pali che decadevano da anni, perché ricordo, rimessi a nuovo e non servono a nulla, solo si sono stati sprecati soldi, soldi, soldi pubblici.
che tutti quanti noi paghiamo di tasse. Cioè, è incredibile, cioè, è Le faccio rispondere. Perfetto, grazie per essere intervenuto. Filobus. La risposta esauriente non ce l'ho, perché è una cosa che sta seguendo il consigliere De Caro e comunque l'assessorato alla mobilità. Però io non sono sicurissima che questi soldi siano stati sprecati, nel senso che quello di cui sono certa è che questo progetto era tra le priorità del consigliere De Caro, che è stato perseguito, e che la soluzione, come dire, l'arrivo all'obiettivo è determinato dalla combinazione della sinergia tra il comune e la regione. Cioè, sui trasporti funziona moltissimo il finanziamento che arriva o meno da parte della regione. Quindi il fatto che si sia partiti e si sia fatto un pezzo di quel progetto non significa che non debba essere poi portato a compimento questa cosa. Probabilmente i tempi, questo sì, è la disgrazia, come dire, delle amministrazioni, quella degli iter amministrativi, delle cose che non camminano in modo parallelo ma a tempi diversi, per cui a volte in effetti hai proprio l'impressione, però non credo che all'amministrazione Emiliano si possa addebitare lo spreco di denaro pubblico. Credo che abbiamo sanato situazioni insanabili in questa città che venivano dal passato. Non, questo non ci esenta chiaramente dagli errori, però su questa questione sono certa che non è un progetto che è stato archiviato. Sì, io credo, vado un po' a memoria, però rischio di dire anche una fesseria, se non ricordo male lo disse il consigliere De Caro qui nei nostri studi, probabilmente il progetto è congelato in attesa dei fondi del Ministero che non sono arrivati alla Regione Puglia per effetto dei tagli al trasporto pubblico locale. È collegata. Ricordiamo che il Filobus è un progetto che si realizza anche in sinergia con il Ministero, che deve effettuare i collaudi ministeriali proprio su questo tipo di tratte, però anche di questo vi daremo conto magari in maniera più dettagliata nella prossima puntata. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, assessore. Buonasera. Assessore, sono due mandati che voi siete lì, quindi adesso... E mezzo, ancora uno e mezzo. Uno e mezzo, abbiamo due anni ancora quindi, davanti. Insomma, non dovete costruire niente, insomma, quelle che dovete dimostrare l'avete già dimostrato. No, possiamo ancora fare due o tre cose almeno. Ma ancora migliorarvi. Ancora due o tre cose importanti. Sì, bisogna... allora passiamo alla domandina, va? Allora, dunque, abbiamo realizzato in queste cose che abbiamo fatto in questo periodo il famoso parco della legalità. Peccato che tutta l'Europa dica che è il parco dell'illegalità. E sta noi parlando di Punta Verotti, chiaramente. Noi baresi siamo strani, siamo strani. Per noi è la legalità, per gli altri, e tutta l'Europa, è l'illegalità. Detto questo, passiamo alla domandina. Allora, la domandina è questa. Non era questa la domanda? No, la domandina era l'introduzione. Ah, pensavo fosse su Punta Verotti. No, l'introduzione. Questo infatti è già fatto. Adesso ci stiamo preoccupando di fare in altre cose, no? E allora, come dico sempre, no? Alla Fibronit che facciamo? Che facciamo? Un bel parco! E a Rossani che facciamo? Che facciamo? Un bel parco! E allo Stanic, che facciamo? Un bel parco! Io mi immagino una città con i grattacieli. Lei quando va in giro nel mondo trova le città con i grattacieli. Se lei è contento, può andare a vivere in un'altra città. Lei quando va a New York, mamma, non ci vado mai, io la odio. Il grattacielo, che bello! Ci mandano pure le fotografie in giro. Noi invece il parco, tenga conto che Bari, senta, non so che gli hanno raccontato tutto il resto. Beh, Bari però, non sarà mai inquinata perché ha un polmone grande, 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 grande. All'Adriatico, metà Bari è Adriatico. Potrà essere inquinato a casa massima, però Bari non ci viene, non sarà mai inquinato. Va bene, detto questo, tempo. Passiamo. No, alla, lei deve fare velocemente, però, perché sennò. Perché quando fate i giardini. Mezza trasmissione, no, faccia la domanda. La domandina è: delle vasche raccolte a piovane, visto che noi per questi parchi paghiamo pure l'acqua che dobbiamo innaffiare, delle vasche di raccolta piovana. Non si potrebbero fare sotto questi parchi, ad esempio? Questa è la domanda. Io ogni volta mi pongo questa domanda, visto che adesso l'avete fatto fare, mi pare, nei condomini, pare che sia prevista. E questa era la domandina semplice, semplice. Poi, vabbè, per quanto riguarda l'altro, che riguarda, cioè un sacco di domande, però questo riguarda lei. Per quanto riguarda i rifiuti urbani, l'AMNU, c'è cioè il presidente, lo volevo chiedere anche ieri, perché non ci fate vedere? Come fate vedere alle scolaresche, ai bambini, alle anziane, la trafila del rifiuto,
dal cassonetto alla raccolta, al termovalizzatore, quella trigiano, sai, quelli là che fanno appena appena fumo. E ci fa vedere alle scolaresche, vogliamo vedere come vanno i nostri, la nostra raccolta differenziata, quelli che ci sforziamo di fare, come va a finire, che cosa succede, fare delle visite alle scolaresche, magari anche invitare l'emittente qua con le telecamere e vedere, far conoscere ai cittadini che cosa succede di questi rifiuti differenziati che i baresi raccolgono. Grazie per il suo intervento. Allora, visto che sono tanti gli argomenti, chiederò il tempo sufficiente sì, per rispondere. Siccome sono tanti gli argomenti messi, mi sarebbe in campo piaciuto, dal Signore, però insomma mi piacerebbe ragionare anche sui toni con cui si fanno le domande, ma lo farò in un'altra sede. Assessore, facciamo in questo modo: siccome dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, al rientro rispondiamo a tutte le domande del telespettatore. A tra poco. Bene.